Buongiorno da Non Solo Anima TV. Siamo a Milano al multiseminario Amore, un passaggio attraverso il 2012, organizzato dal gruppo Anima. Abbiamo con noi Nitamo Montecucco, buongiorno, direttore medico del Centro Internazionale di Medicina Olistica e Psicosomatica del Villaggio Globale dei Bagni di Lucca. Il suo intervento si intitola Il vuoto del cuore e il vuoto dell'essere. Può raccontarci qualcosa? I giapponesi hanno un termine che si chiama Ikigai, che significa proprio il vuoto dell'essere, nel senso come vuoto di senso di vivere, mancanza di gioia e di senso della propria esistenza. È un termine che loro utilizzano in modo consistente perché è alla base di tutte le vere malattie dell'anima. Noi abbiamo delle malattie fisiche, tipo un incidente, mi rompo una gamba, mi spacco un dente, mi viene. Abbiamo delle malattie molto sottili, ma la gran parte delle malattie hanno un'origine e una genesi mista. Quindi nascono di solito dall'esterno e vanno a toccare l'anima, toccano il cuore profondo dell'essere, oppure nascono da un'impossibilità di esprimere quello che uno ha dentro e in ogni caso diventa poi questo blocco una malattia. Quindi il centro della psicosomatica è questa sensazione di esistere, questa sensazione dell'essere, che viene fermata. Noi abbiamo studiato come alcune civiltà, per esempio quella indiana, come quella tibetana, che hanno una loro spiritualità millenaria e che ha creato come un ambiente culturale, genetico, favorevole all'apertura del cuore profondo, e abbiamo visto che i bambini poveri, poverissimi, che vivono nelle strade in India o in Tibet, sono in realtà comunque dei bambini felici. Mentre quando manca questo, diciamo, riconoscimento profondo dell'essere, questa gioia di vivere, questo cuore profondo, anche se sono ricchi, hanno tutto, hanno il gelato, i giocattoli, la televisione e quant'altro, sono infelici. Quindi, questo vuoto del cuore, intendiamo il cuore proprio come quando noi diciamo io, che diciamo il cuore, ma diciamo anche un senso profondo no, del nostro essere. Le persone che nascono già con una certa sensibilità hanno proprio bisogno di essere sostenuti, alimentati. L'anima è come il corpo, ha bisogno del suo nutrimento. Se non do da mangiare a un bambino diventa rachitico. Se non do nutrimento all'amore dell'essere, attraverso il riconoscimento, cioè questo crea una condizione drammatica. Il punto chiave di tutto il sistema per noi è la zona del talamo e dell'ipotalamo, sono delle zone piccolissime al centro del cervello che connettono tutte le informazioni che arrivano dal corpo, che entrano nel sistema limbico delle emozioni e che poi vanno alla corteccia frontale e ritornano sempre lì. In quel punto si viene a creare la sintesi tra corpo, emozioni e pensiero. Se questo senso di identità non viene nutrito, il bambino non mette insieme i pezzi. Chi l'ha inventata, il primo termine era un neurofisiologo americano, si chiamava Paul MacLean, e l'ha chiamata schizofisiologia. E ha visto che gli animali, tre cervelli, rettile, mammifero, umano, ce li hanno ben organizzati e uniti. Nell'essere umano sono frammentati. Ci sono due tipi di persone in questo momento sul pianeta. Persone che hanno un'anima e persone che non hanno un'anima, o meglio, ce l'hanno ma non la riconoscono. Un uomo, una donna che abbiano una visione materialista, quando nasce un bimbo o una bimba, lo vedono come un oggetto materiale che hanno costruito loro. È come dire: ti ho fatto io ti ho dato la vita, io ti do la morte. Tu sei un mio clone, tu sei me, tu sei un'estensione di me e quindi devi fare quello che ti dico io. E questa attitudine per un bambino, una bambina che abbiano un senso di profondità è mortale perché è come, ma io non esisto, io come identità non esisto, esisto come coppia o come schema di un'altra persona e qualche cosa proprio si interrompe nel livello profondo del cuore. Invece le donne, gli uomini che hanno un'anima, semplicemente che hanno un cuore un pochino più profondo e quando hanno un bimbo, una bimba, dicono: ah, è come una nuova anima a cui noi diamo vita.
Quindi chissà chi è, chissà che faccia avrà, che cosa farà, cosa penserà, come si muoverà. Certo assomiglierà un po' a me, un po' a te, ma è lui. E quindi è come se fosse, come dire, una cosa nuova. In India tutti hanno di base questo ambiente umano, nascono con il cuore aperto, dove basta andare in Pakistan, in Iran, cioè paesi musulmani che non hanno questa, sono paesi pesantissimi. E i bambini sin dall'inizio giocano, ridono un pochino, ma sono di fatto col cuore chiuso. E qua da noi avremo una possibilità di creare una razza fantastica di bambini, di nuove persone integre, e purtroppo pochissimi di noi hanno questo senso di profondità, che non è religioso, è proprio un'esperienza, è vero. Uno può dirsi musulmano, cristiano o quant'altro e non avere questo senso. Uno può dirsi ateo e invece averlo. In quale luogo dell'essere abita la consapevolezza? Se noi guardiamo il corpo, sicuramente nel cuore. Cioè è il centro dove tutti noi diciamo io sono io. Ma se noi guardiamo per esempio nel cervello, la zona che corrisponde al cuore nel cervello è appunto la zona del talamo. Il talamo è come un direttore d'orchestra che si all'interno del cervello sincronizza tutte le varie aree come se fossero i vari musicisti e li mette in relazione con le informazioni esterne. Fa apparire all'esterno quella che è la nostra musica, il nostro canto, il canto dell'essere, e al contrario quello che arriva dall'esterno il talamo poi lo manda a tutto il cervello, lo risincronizza e quindi rigestisce di nuovo questa informazione. Il cuore e la coscienza profonda quindi sono profondamente uniti. Lei ha scritto che la prima causa dei blocchi psicosomatici è la non coscienza profonda di sé. La non coscienza profonda è quello che appunto nasce quando i genitori non ti riconoscono. Loro non hanno coscienza di sé, tu non hai il nutrimento della tua consapevolezza e credi di non esistere. Persone che hanno già un'anima forte, anche se nascono in situazioni durissime, comunque conservano il nucleo forte dell'essere. Mentre invece persone che hanno magari un'identità più debole o in una situazione anche di media gravità subiscono dei danni notevoli, quindi hanno malattie poi psicosomatiche o psicologiche più gravi. Se una persona si rende conto nella vita di non avere questo senso dell'essere, lo può cercare, lo può diciamo far crescere, e ci sono ormai tantissime strutture che possono aiutarci. Primo, liberare il cuore dalle tristezze, liberare il cuore dalle emozioni che si sono chiuse, le emozioni proprio più legate all'anima, al senso di sfiducia, di non riconoscimento, di amore non ricevuto, la ferita dei non amati, come qualcuno l'ha chiamata. Dall'altra parte è proprio questo in negativo, quindi lavorare sul negativo, ripulire i dolori. E in positivo invece è tutte le meditazioni del mondo, che in questo momento sono disponibili. Quindi la ricerca dell'esperienza dell'essere, quando noi cominciamo a sentirci tutti interi, integri, e lì nasce qualcosa di fantastico. Questa coscienza globale diventa una coscienza profonda che comincia ad agire e a muoversi e ci dà una nuova prospettiva di vita. Se lei dovesse definire l'amore, l'essenza dell'amore a qualcuno che non ne ha mai sentito parlare, che cosa direbbe? Gli direi: vieni che ti abbraccio. No, non si può definire, sono quelle cose che possiamo condividere. Possiamo sicuramente condividere che cosa non è l'amore, perché tutti abbiamo sofferto. Possiamo condividere parzialmente che cos'è un po' d'amore, perché anche questo più o meno tutti l'abbiamo avuto. L'amore, quando uno entra in contatto con se stesso in modo così profondo e si apre all'esistenza, diventa un canale incredibile che non può essere, secondo me, trasferito a parole. Lo che possiamo chiamare estasi, ma è una parola. È un senso di appartenenza, di sentirsi amato non solo da un padre, da una madre o da un amico, ma dall'esistenza, e di amare e di essere amato nello stesso istante.
Quindi è uno stato veramente di immensità e di presenza, molto semplice, quotidiano, no? Non ci serve niente, ma quando una persona ha questo stato poi cambia la vita, insomma. C'è un messaggio che vuole lasciare alle nuove generazioni? Messaggio alle nuove generazioni: nonostante tutto quello che può succedere, il cuore vostro tenetelo aperto. Tenetelo aperto a tutti i costi, al massimo si soffre. Per mal che vada si può morire, ma che cosa serve vivere o morire senza il cuore? Cioè non ha senso, quindi apriamo il cuore, rischiamo, prendiamoci l'energia del cuore che si chiama cuore, coraggio, e mettiamoci a lavorare per un mondo migliore.